Buongiorno, questo è un piccolo tutorial su come si usa Tunnelbear. Me l'hanno richiesto in tanti dei miei amici perché non sapevano, il mio ragazzo, non sapevano come scaricare i giochi da server stranieri. Io uso questa applicazione da Google Play, si chiama Tunnelbear. Non so se è disponibile anche per iOS, purtroppo non lo so. Spero sinceramente per voi che lo sia. È completamente gratuita, quindi non ha costi vari, eccetera. È totalmente gratuita. Ora, come si procede? Una volta scaricata, la avviamo. E facciamo connetti. Bisognerà la prima volta scegliere a quale server vogliamo connetterci. Nel mio caso quello giapponese, però ci sono anche quello di Hong Kong, della Cina, quello indiano, quello coreano, mi pare, no? Dunque, non tutti, però la maggior parte, magari quelli più importanti ci sono. Si avranno a disposizione 500 megabyte al mese per navigare, scaricare la roba come se fossimo in quel paese, su quel server. Vengono aggiornati automaticamente alla fine del mese, quindi ogni mese si avranno 500 megabyte. E per esperienza, no, per esperienza è molto difficile consumarli tutti. Comunque, torniamo a noi. Una volta connesso al server che desideriamo, lasciandola in background, e mi raccomando, fate attenzione che sia veramente connesso, non tanto per la scritta, ma per l'apparizione della chiave in alto sul telefono. Questo qua vi indicherà se effettivamente il telefono è connesso al server. Per procedere a scaricare i giochi su Google Store, però, bisogna fare un passaggio molto importante, ovvero creare un nuovo account, rimanendo sempre connessi al server giapponese o cinese, quello che volete. Bisognerà andare sulle impostazioni del telefono, cloud account. Io ve lo dico così, il mio è un Samsung S7 Edge, si fa così. Comunque, magari negli altri modelli differenzia la voce e cosa, però il procedimento è questo. Allora, ritornando ancora a noi, account, Google. Questi sono i miei che ho già creato. No, non è qua. Scusate, ho sbagliato. Account, aggiungi account, Google. Una volta che avrà fatto tutta la verifica, bla bla bla. Ottimo. Oppure crea un nuovo account. Io lo faccio col mio nome. Col mio nome d'arte. Ok, giorno. Mi fido. Quasi quasi non specifico. Andiamo avanti, una volta aggiunte tutte le informazioni, aspettiamo che metabolizzi il tutto. Cacchio, t'ha preso. Oh. Scusate, sono io che sbagliavo a scrivere, a premere. Non so scrivere oggi. Avanti. La password la oscurerò di sicuro.
una volta creata email e password andiamo avanti. Aspettiamo che crei l'account. Vabbè, il numero di telefono si può saltare tranquillamente. Sulla buona fiducia alla Google diremo accetto. Un po' anche la lentezza del mio wifi, che nonostante sia cambiato, un po' ancora lento. Ok, ancora avanti. Ottimo, ora che l'abbiamo creato, vi faccio vedere. Dai, accedi il telefono. Mistero nero, ok. Verrà elencato. Questi qua sono tutti altri miei account che ho creato per vari scopi. Il mio personale, quello di YouTube e altri per i cosplay. Sincronizzarlo in realtà non è fondamentale. Una volta creato. Si è impallato un attimo il telefono, chiudiamo in background, possiamo andare finalmente a scaricare i nostri bei giochi. Andiamo a cambiare l'account e magicamente vi uscirà quello giapponese. Se faccio questo qua è il mio privato, vi uscirà quello in italiano. Per questo bisogna creare un nuovo account. Può capitare che anche se viene creato un account giapponese, si stacchi, non si connette immediatamente, ci metta anche una buona mezz'oretta a connettersi a quello giapponese. Non preoccupatevi, basta aspettare un pochino. E tornerà a funzionare. Ora possiamo andare a installare tutti i giochi che ci pare piace dagli altri store. Questo per farvi vedere che non è una cazzata, una cavolata. Esperimento. Restiamo sul mio che ho appena creato. Qua non ho giochi, ovviamente. La lista dei desideri è vuota. Adesso per farvi no, proprio ce l'ho scaricato. Stavo pensando a un gioco che potevo scaricare per farvi vedere che funziona. Niente, quello che avevo tirato prima fuori delle Idol Master. E voilà. Adesso per risparmiare. Cosa non ve lo fa, non lo scarico, però comunque scarica tutti i giochi. Se io adesso vado a spegnere, disconnetti il server, Tunnelbird dal server, cosa succede? Che capita che esca ancora dal server giapponese, però dopo un tot di tempo uscirà la famosa scritta non disponibile nel tuo paese. Che adesso il cellulare mi odia e non vuole farmi uscire. Il cellulare mi esce sempre. Niente. Il mio cellulare oggi mi odia. Comunque dopo un po', magari si riuscirà a metterò la foto, uno spezzone di video per farvi vedere che una volta disconnesso sarà per un breve periodo possibile scaricarli ancora, però dopo qualche minuto tornerà a dare la scritta che il gioco non è disponibile nel vostro paese. Comunque, il video finisce qua, giusto per farvi vedere le app che ho scaricato da quello giapponese, Love Live, che non ne vado fiera, non le sopporto, anche però il gioco è ben fatto, quello delle KB48, che è il mio gruppo preferito, e quello che è uscito oggi di Macross, Uta Macross, non mi ricordo tutto il titolo,
che è un altro anime che vi consiglio se vi piace il genere idol mischiato ai combattimenti. Se avete dubbi, domande o altro, scrivetemi pure nei commenti, leggerò e vi risponderò subito il prima possibile. Ciao! Stavo dimenticando due cose importanti. Una volta scaricati i giochi, potete tranquillamente spegnere e disattivare la connessione al server, nel mio caso era quello giapponese. I giochi funzioneranno tranquillamente dal wifi, dalla connessione dati che avete, senza problemi. E la seconda cosa, che comunque è la più importante, è che grazie a questa app, una volta che viene rilasciato l'aggiornamento dell'applicazione, non dovrete andare a cercare gli APK su Google o su altri siti, perché verranno aggiornati automaticamente come se fossero dal vostro store normale italiano. Verranno aggiornati automaticamente, quindi non avrete il bisogno di fare nulla. Sarete lì tranquilli, vi arriverà la solita notifica delle applicazioni da aggiornare, ci sarà anche tipo magari la mia, quella di Uta Macros, la farò aggiornare senza problemi. Questo è tutto. Se avete altre domande o avete bisogno di chiarimenti, ve li dirò senza problemi appena possibile. Ciao!